Good morning Milano, buongiorno, eccoci qui di nuovo per una nuova puntata di Good Morning Milano. Magari già sentite che c'è qualcosa di diverso dal solito. Che cos'è? È il fatto che siamo in esterna quest'oggi. Lo potete vedere anche dalla nostra telecamera perché siamo in diretta anche su Milano All News. Siamo davanti all'Istituto Carlo Porta, una scuola superiore, perché oggi è il primo giorno della maturità 2024. L'avete sentito prima di noi Antonello Venditti con Notte prima degli esami. Insomma, una mattinata che sicuramente sarà piena di emozioni. Noi siamo qua ad aspettare i ragazzi e le ragazze di questo istituto che arriveranno appunto alle 8:30. Devono essere in aula, eh? Alle 8:30 devono essere in aula, devono essere lì pronti con il tema, la prima prova. Questo è un istituto alberghiero, quindi chiederemo anche che cosa porteranno all'esame specifico. Ad esempio, noi ricordiamo sempre il buon Masieri ha fatto questa scuola. Vi ricordate Lorenzo Masieri? Sì, anni fa, no, inizio stagione, il mio compagno di avventura che ha fatto questa scuola qui e lui portò per l'esame una cheesecake. Diciamo che l'hanno promosso sulla fiducia, ecco, nel senso, la maturità è nata per quello. No, però chissà che cosa ci racconteranno questi ragazzi. Tra parentesi, qualche settimana fa sono stato qua proprio a un aperitivo serale per fine anno organizzato dagli studenti dell'istituto e devo dire davvero cose fantastiche e grandiose. Ma rimanete appunto con noi perché questa mattina saremo qui davanti, cercheremo anche, adesso non li vedete, sono qui di fianco a me, c'è Federico e Elisa che ci porteranno anche le voci dei ragazzi. Grazie alle ragazze che entreranno qui a scuola. Quindi iniziamo con un po' di musica, iniziamo questo ultimo giorno o primo giorno della loro nuova, vecchia vita e nuova vita. Iniziamo con Achille Lauro, Marilù. Achille Lauro con Marilù alle 7:14 minuti qui in diretta dall'Istituto Superiore Carlo Porta, qui di fianco a me Elisa Galmarini, la mia producer, la mia redazione. Elisa. Ma buongiorno a tutti, ascoltatori di Grissa Radio e di Good Morning Milano. Buongiorno Fabio. Buongiorno, allora te la ricordi quando hai fatto la maturità o no? Io sì che me la ricordo. Adesso, tra l'altro, è passato un signore, l'abbiamo provato a chiedere. Sì, l'abbiamo provato a chiedere se lui si ricordasse la sua maturità e ha detto che no, non se la ricorda perché ai tempi, almeno quando ha fatto lui la maturità, che cioè non No, l'ha fatta. secondo me ci ha raccontato una mezza buffa, però. Ai tempi Dici? miei aveva avuto 60 anni neanche, cioè non è che adesso chissà quand'era, Lo cioè. so, ti ha anche detto che tu sei giovanissimo Sì, infatti, confronto a quindi lui, eh? anche Orbo era, evidentemente. Vabbè, tu te la ricordi invece, Io sì. sì che me la ricordo, Con sì. emozione, con paura, con terrore, con felicità. Con emozione, con terrore. Ah. Secondo me è un po' l'emozione che accomuna tutti questa terrore. Ah sì, tu Secondo me dici. sì. Ok, ho notato una cosa in realtà, che a quest'ora non c'è ancora nessuno. Sono le 7 e un quarto, alle 8 e mezza inizia la prova, quindi secondo me arriveranno all'ultimo. Dovremmo anzi stare pronti a coglierli appena arriveranno e cercare di intercettarli, perché sono molto probabilmente ancora assorti. Ma secondo te stanno ancora studiando qualcosa nell'ultimo secondo? Oppure proprio da ieri sera hanno detto, ma sai che c'è, basta, è finito tutto? Secondo me qualcuno sì, i più studiosi sì, saranno qui che saranno in fermento, tutti emozionati, che ripasseranno le ultime cose. Dici, dici, Magari non dici. tanto Io oggi, ma i prossimi giorni dopo sicuramente. tutto non ho letto il toto temi, non ho letto se c'è qualche cosa quest'anno, cioè, la I. Secondo me la I, l'intelligenza artificiale, sicuramente sarà uno di quelli papabili all'interno Ma dei secondo me temi. se poi glielo chiediamo anche a loro sarebbe super. Ma infatti io spero di riuscire appunto a trovare, adesso in questo momento veramente la scuola è ancora completamente vuota, non si è visto assolutamente niente, forse c'è giusto il custode che stava spazzando un attimo il cortile fuori, ma niente, niente di più. Però insomma speriamo appunto di riuscire ad avere delle loro testimonianze. Insomma, Federico, c'è anche Federico qui di Eccoci fianco a noi, qua. Fede, il nostro social media, Buongiorno a tutti. scientifico a Mondovì. Scientifico tradizionale Mondovì. Tradizionale, cioè? Tradizionale. Sai che c'era anche l'indirizzo, da Ah, noi non c'era so l'indirizzo niente. sportivo che aveva in meno il latino e aveva più ore di scienze motorie, dava più possibilità ai ragazzi che magari erano in E tu agonismo di invece hai fatto quello non tradizionale, matematico. Quindi hai fatto il normale. latino anche. Ah, che Non quindi si direbbe. ci ricordi, ad esempio, una grande versione che hai fatto? Allora, contate che di latino c'erano i primi 2 anni di grammatica, quindi dove si studia rosa, rose, rose, le Ah, declinazioni, Rosetum, tutto, no, non credo ci cose che sia. non mi ricordo assolutamente. E gli ultimi 3 anni sono di letteratura latina, che ho sempre
come italiano. Sai che devi tenere il microfono davanti. Sì, cioè, ma non l'ho mai fatto in realtà, sono abbastanza sotto pressione. Sei sotto pressione, come sotto pressione saranno le ragazze e ragazzi che fra poche ore, fra poco, un'oretta e qualcosa, appunto, entreranno qui alle nostre spalle per fare l'esame di maturità. Io sono veramente curioso di sapere che cosa porteranno all'esame, quello appunto più pratico, no? Quindi c'è pasticceria, c'è cucina. Certo. C'è qualcuno che fa i taralli magari, insomma, immagino, cosa del genere. O una crème brûlée con crunch di quelle cose lì che non so ne cosa vogliono dire. Comunque, mi sarebbe dispiaciuto comunque fare una seconda prova facendo i taralli piuttosto che fare matematica e fisica. però da sicuro che non deve essere facile per niente. Molto più difficile della fisica, molto probabilmente. Perché lì se fai tipo i flan, quelle cose lì, è un attimo che si smonta tutto. O la maionese impazzisce, è un casino. Comunque andiamo invece avanti con la nostra trasmissione, anzi andiamo a sentire il traffico. E Fiorella Mannoia orgogliosamente canta, come orgogliosamente arriveranno i ragazzi e le ragazze che dovranno affrontare la prima prova della maturità qui al Carlo Porta, siamo qui in zona Bonola, via Uruguay, via Gobetti, via Quarenghi, insomma qua siamo in questo quartiere. E stiamo appunto raccontando quello che sentite dietro e sotto di noi, cioè il rumore appunto della città che si sta risvegliando molto molto lentamente, devo dire la verità. Comunque, se vogliamo fare un salto nel passato e quindi parlare delle nostre e vostre maturità, sicuramente alcuni di voi potranno fare un salto nel passato e ancora più passato per il festival di Re Nudo. Ve lo ricordate? È un festival pazzesco, la Woodstock italiana è stata definita, fatto al Parco Lambro. 50 anni dopo ritorna il Festival di Re Nudo. E lo leggo da Repubblica Milano: torna il Festival di Re Nudo con le nuove voci della controcultura. Da venerdì a domenica la Fabbrica del Vapore, 3 giornate, 50 anni dopo quelle storiche di Parco Lambro. Quindi nuova location, un po' più coperta, un po' più anche, diciamo, strutturata rispetto al Parco Lambro di 50 anni fa. E appunto Repubblica dice, insomma, Re Nudo evoca tempi passati, gli anni 70 e il loro fermento giovanile che mescolava politica, sogni, musica, spirito controcorrente. Di Re Nudo a evocare il festival i festival che si tennero al Parco Lambro dal 1974 al 1976, versione italiana appunto di Woodstock. 50 anni esatti dopo dal primo festival al Parco Lambro torna quindi questo weekend, venerdì, sabato e domenica, il Festival di Re Nudo alla Fabbrica del Vapore. Uno su tutti lo vogliamo ricordare, anche perché è stato ospite delle nostre trasmissioni nelle settimane scorse, Eugenio Finardi. Lui c'era al Festival di Re Nudo, sicuramente passerà anche questa volta, ne sono sicuro. Su Repubblica ha rilasciato anche un'intervista molto interessante dove racconta un po' lo spirito che c'era in quel momento, in quel periodo, e che insomma molto ovviamente è un po' difficile, diciamo, da riproporre adesso. Però insomma, chissà, ditemelo anche voi al 331 78 53 555, perché sì, abbiamo i nostri WhatsApp. E anzi, grazie mille a Erika che ci ha scritto, perché insomma ha ascoltato il Crystal History di prima, no? Notte prima degli esami, e dice: grazie Fabio, oggi si piange, in bocca al lupo a tutti i maturandi, ma il più grande in bocca al lupo va a mio nipote Claudio. Allora tanti in bocca al lupo anche al nipote di Erika, Claudio. E poi anche Alberto ci scrive: un buongiorno a tutti i maturandi, oggi è la vostra giornata, tra frasi fatte e agitazione, in bocca al lupo a tutti, anche al nostro direttore Fabio, e aggiungo anche alla redazione, che oggi è anche lui alle prese con la maturità in esterna. E sì, insomma, è il nostro esame di maturità per Good Morning Milano, quasi a fine stagione, ormai ve lo ricordo, il 28 finiremo la stagione, e insomma cerchiamo di chiudere nella migliore delle maniere. E poi arriva anche un saluto per te Elisa, qua appunto da Alberto, dice: un saluto particolare anche alla brava e bella Elisa, effettivamente prontissima a intercettare tutti gli studenti che passeranno di qui e insomma capire le loro emozioni. Questo è Good Morning Milano, noi tutte le mattine appunto vi cerchiamo di raccontare la città dal nostro studio con i nostri giornali, insomma invece oggi proviamo a uscire a farlo così, da una strada, da una via, in davanti un luogo che oggi sarà fondamentale. Tra parentesi, ve lo voglio dire, abbiamo scelto appositamente questa scuola perché oggi tutti i giornali parleranno del Parini, del Berchet, dei vari licei scientifici, cioè tutte le scuole del centro, magari un qualche istituto sperduto nelle zone più, diciamo, lontane dal centro, così per fare un po' quelli che vanno anche in periferia. Invece noi abbiamo scelto una scuola qualsiasi, normale, che in realtà è tanta tanta roba, perché appunto prepara questi studenti, li prepara al mondo del lavoro. Da domani questi qua che entreranno qua dietro incominceranno a lavorare, e speriamo con tante tante soddisfazioni, anzi mi viene a dire con tanta satisfaction.
Ed eccoci qui tornati, 7:33 minuti. Non la vedete lì in fondo, adesso poi zoomiamo un attimo e facciamo vedere, perché c'è la nostra Elisa Galmarini con un professore, giusto Elisa? Facci sapere un po', vai Elisa! Buongiorno a tutti dall'Istituto Carlo Porta. Siamo qua in compagnia di un professore che oggi sarà presente all'esame di maturità. Lei è un insegnante di? Accoglienza turistica. Di che cosa si occupa questa disciplina, questo insegnamento? Bella domanda. Cerchiamo di preparare i ragazzi al mondo del lavoro. Allora, scusa Elisa, ti chiedo se puoi avvicinarti un attimo che il microfono prende male lì. Elisa, scusa, ti chiedo se puoi un attimino, grazie mille. Se venite al di qui dell'albero così vi vediamo anche magari. I ragazzi che fanno perfetto, la diretta. Federico, ok, perfetto. Adesso è perfetto, vai prego Elisa. Eccoci. E grazie al professore. Prego. Ringraziamo il professore che è qui con nostra compagnia. I ragazzi vi hanno detto un po' le loro impressioni, sono agitati, emozionati, come vivono questo momento, questa maturità? Direi che non è cambiato quasi niente per quanto riguarda i ragazzi, nel senso che ieri sera è stata la notte prima degli esami, come ormai è da sempre così. Sono sicuramente preoccupati per questo appuntamento, in realtà direi che possono stare tranquilli. Negli ultimi anni, soprattutto la prova d'italiano, secondo me è sempre bella perché vengono forniti dei materiali che offrono diversi spunti di riflessione che sono veramente molto interessanti e speriamo che anche oggi sia così. Perfetto, quindi oggi ci sarà il primo giorno di prova e la prova d'italiano per poi proseguire domani, giusto, con la seconda prova? E la seconda prova in cosa consiste? Allora, mentre la prova d'italiano è comune per tutti gli indirizzi, perciò i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, eccetera, domani abbiamo delle differenze. Nel nostro caso è veramente una cosa un po' particolare e abbastanza nuova, nel senso che è dall'anno scorso che c'è questa modalità. Ieri gli insegnanti delle discipline professionali hanno preparato la prova che faranno i ragazzi come seconda prova, rispettando le indicazioni che arrivano dal Ministero. Perciò diciamo che c'è una cornice fissata dal Ministero che fissa la tipologia della prova e il nucleo tematico da affrontare. Però poi la prova è preparata dagli insegnanti dell'istituto che hanno affrontato insieme ai ragazzi quest'anno scolastico. Perfetto, quindi sappiamo che nell'alberghiero c'è la sezione cucina e la sezione hospitality, giusto? Più o meno. No, in realtà nel nostro caso ce ne sono di più. Per quanto riguarda gli esami abbiamo accoglienza turistica, appunto, abbiamo le classi di cucina, le classi di pasticceria e le classi di sala. Perciò abbiamo questi quattro indirizzi che avranno delle prove un pochettino diverse. La seconda prova per quanto riguarda accoglienza turistica verterà principalmente su economia aziendale e accoglienza turistica, mentre per sala, per cucina e pasticceria, oltre appunto alla materia pratica professionale, c'è scienze degli alimenti. Noi la ringraziamo tantissimo e le auguriamo una buona giornata e in bocca al lupo a tutti i suoi ragazzi. Un grande bocca al lupo a tutti gli studenti, grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille Elisa, grazie mille al professore. Insomma, abbiamo visto, stanno cominciando ad arrivare anche i ragazzi. Tra parentesi, altrove con Ultimo, vedo Elisa che sta arrivando. Elisa, vieni pure, perché so, la vedo con degli studenti, finalmente abbiamo le voci di chi farà questo maturità. E nel frattempo vi leggo un WhatsApp che è arrivato poco fa da Adriana al 331-78-53-555. Buongiorno Fabio, in bocca al lupo a tutte e tutti i maturandi, ricorderete questi giorni con un sorriso, oggi non lo sapete ma fidatevi che sarà così. E allora Elisa, vieni pure perché so che hai trovato due ragazze appunto qui che stanno per affrontare l'esame più importante della vostra vita, così dicono, poi dopo ce ne saranno altri credo. Prego Elisa. Eccoci Fabio, siamo qua in compagnia di due ragazze dell'Istituto Carlo Porta. Che cos'è che studiate voi? Pasticceria. Pasticceria, anche tu pasticceria? Sì, sì. E com'è che vi chiamate? Sara. Romina. Allora, innanzitutto sentivo mentre arrivavamo fin qua che bisogna avvisare a tua mamma che sei arrivata, sì, giusto? Perché sono in macchina e poi si preoccupa. Ok. Com'è che vivete questo primo giorno di esami? È un po' di ansia, però speriamo siano fattibili le tracce, spero solo questo. Tu com'è che vivi questo primo giorno di esame? Uguale, ho dormito un'ora. Hai dormito un'ora? E cosa hai fatto ieri sera?
non riuscivo a dormire. Sì, ansia proprio fortissima. A proposito di tracce, quali sono quelle che sembra che siano? Dai, voi lo sapete, c'è un po' di toto tracce? Quali potrebbero essere? Allora, si dice Ungaretti. Ah. E nella tipologia C magari l'intelligenza artificiale. Molti parlano di intelligenza artificiale, vero, vero. Nel caso cosa scegliereste? Io spero nelle donne che escono. Ah, giusto, giusto, vai, vai. E tu? Sì, anche io preferirei una traccia sulle donne. Una traccia sulle donne, beh, potrebbe essere l'anno buono magari. Sì. Tu ti ricordi la tua traccia, Elisa? No, va bene. Non parlo di Ungaretti con Federico perché mi dice, ah sì, il famoso Ungaretti, quello della via, mi risponderebbe così. Quindi no, ma infatti sei già piazzale, isolato. Piazzale Ungaretti a Mondovì magari, ok. No, no, prego, prego Elisa, continua. E invece oggi quindi abbiamo questa prova scritta di italiano, mentre domani cos'è che succederà? L'indirizzo pasticceria, cos'è che farà? Cioè, com'è che si organizzerà questa prova? Allora, la nostra seconda prova è divisa in due. La prima, che l'abbiamo domani con lo scritto di alimentazione, e poi successivamente, se ci fanno sapere gentilmente il giorno, che ancora noi non lo sappiamo, per la prova pratica. E la prova pratica gli altri anni in cos'è che verteva? Cos'è che facevano nella prova pratica? Dobbiamo fare dei dolci su cui ci siamo esercitati tutto l'anno e non sappiamo con chi siamo perché siamo a coppie e non sappiamo neanche che ricetta abbiamo perché estraiamo lì tutto sul momento. Ah cavolo, ma neanche Masterchef con la Mystery Box, cioè una roba... Comunque tranquille, perché il nostro collega Lorenzo Masieri ha fatto questa scuola, ha portato una cheesecake che non si sarebbe mangiato neanche un cane e l'hanno promosso. Quindi insomma, magari io vi auguro, ma secondo me potrete qualcosa di sicuramente molto più alto. Assolutamente sì. E noi vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. E poi fateci sapere come andrà questa prova. Noi aspettiamo i vostri... Giusto, giusto. E avvisiamo anche la mamma di... Sara. Che è arrivata. A posto. Sì. Mamma di Sara, tutto a posto. La macchina non c'è tutta intera, però tranquilla. No, che no, dai, no, no, è tutta intera anche la macchina. È stata bravissima, l'ho vista io. È stata bravissima. Ha messo anche la freccia quando ha fatto la curva. Sì, va bene, sì. Ok. Va bene, grazie mille, grazie. Ancora. Elisa, io ti mando ancora... Guarda quanta gente c'è lì. Adesso dobbiamo per forza andiamo. Riuscire a beccarla tutta. Bene, anzi, dite che non facciamo paura, così ci portate i vostri compagni, va bene? Dai, grazie mille. Smorziamo questo momento di tensione pre-esame. E infatti, grazie mille. Grazie anche appunto a tutti i WhatsApp che stanno arrivando, perché sono veramente, veramente tanti. Ho capito che insomma questa cosa della maturità emoziona tanti di voi che ci stanno ascoltando. Anche infatti è arrivato adesso il messaggio di Marilena che dice in bocca al lupo a tutti i maturandi con tanto di quadrifoglio portafortuna. Insomma, è davvero uno forse di quei temi che unisce tutti quanti, no? È una killer app, potrebbe dire, in un certo senso. Davvero tutti quanti abbiamo un ricordo legato a quei momenti, anzi magari anche più di uno, perché quelli legati alla nostra maturità, a quella magari di nostro fratello, della nostra fidanzata, di quella che poi magari dopo diventa la nostra moglie. Può succedere, succedono anche queste cose negli istituti superiori, ad esempio. Comunque io direi di andare avanti con un po' di musica. Oggi mettiamo la musica dei giovani, visto che siamo qua davanti alla scuola superiore, e vi facciamo ascoltare adesso qui su Crystal Radio alle 7:45 in diretta dal quartiere Bonola, in diretta dall'istituto Carlo Porta, Caparezza con Una Chiave. 7:49 minuti in diretta qui su Crystal Radio, Good Morning Milano, in diretta, lo sapete, davanti, siamo qui davanti all'istituto Carlo Porta, l'alberghiero di Milano, uno degli alberghieri di Milano, insomma una scuola importantissima di questa zona, e dietro di me, già la potete vedere anche su Milano All News, Elisa Galmarini con un gruppo di studentesse, giusto Elisa? Allora eccoci qua, mi metto di qua, Fabio. Così, eccoci qua. Siamo qua in compagnia delle studentesse, studenti e studentesse di sempre dell'alberghiero, che però studiano. Le ragazze di prima facevano pasticceria, mentre voi? Noi facciamo sala. Sala. Tutto il vostro gruppo fa sala. Che non è il sindaco di Milano, non è quello. Non è il sindaco di Milano, no. No, 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 no. Che cos'è che fate voi a sala? Cos'è che studiate? Facciamo vari compiti come, non so, magari apparecchiare le tavole, ci insegnano a fare la mise en place o cocktail, caffetteria, qualsiasi cosa. La mise en place, già dirlo io faccio fatica solo a dirlo. La mise en place, che cos'è questa mise en place? Che cos'è che vuol dire mise en place? Vabbè, dovremmo letteralmente apparecchiare i tavoli, mettendo posate, sottopiatti, coperti e tutto. Cioè... Allora, faccio la domanda io. Non si può fumare in diretta. Seguire le regole del pontone, ecco, della sala. Ma soprattutto, la forchetta va a destra o va a sinistra? Va a sinistra.
Va sempre forchetta a sinistra. Sinistra. Ah, e vedi. Ci diceva, com'è che ti chiami, scusami? Carlotta. Ci diceva Carlotta che bisogna seguire anche delle regole del bon ton, giusto? Ah, perché è importantissimo tipo, questo bon ton. Tipo non parlarsi sopra come facciamo io e te in questo esatto, momento, ad sì, esempio. Anche perché non ci sentiamo, però... Infatti, no, mi interessa. Carlotta, raccontaci un po' questa cosa del bon ton. Cioè, tipo, quali sono gli accorgimenti, le accortezze che possiamo avere? Tipo, io so che bisogna servire prima le donne e poi gli uomini? Sì, per esempio questo. O se no anche dalla più anziana al più giovane, ecco. Di attenzione però, che poi se sbagli infatti, e dai più anni a una rispetto a un'altra, quella si offende poi. Cioè. Un altro esempio è del servire da destra e ritirare da sinistra. Ah, vedi? C'è proprio una... Ok, ma voi cosa farete poi all'esame? Cioè vi fanno apparecchiare, vi fanno sparecchiare, vi chiedono solo la teoria o anche la pratica? Poi? Come funziona? In teoria, per noi ragazzi di sala, la prova pratica consiste nel creare un cocktail. Piuttosto che una volta avuta avanti la commissione, ci verrà chiesto di fare un cocktail, perché abbiamo una lista fissa di questa, cioè questa lista internazionale di cocktail fissi, che ovviamente abbiamo dovuto imparare. E una volta lì davanti sarà scelta loro chiederci il nostro cocktail piuttosto che una ricetta internazionale. E allora io voglio sapere una cosa però, cioè ieri sera sicuramente vi sarete ubriacati di cocktail, quali sono i cocktail che servono per superare l'esame di maturità? Io direi lo spritz. Ah, proprio si va sul classico. Io non so se fosse per l'ansia o quant'altro, ma uno spritz mi è bastato. Ti è bastato. Sentiamo, se no invece, qual è quel cocktail che non sia lo spritz, che magari, perché fare bene lo spritz non è facile in realtà, cioè infatti, cioè, tutti facili, c'è chi come me lo compra già fatto al discount, vedi te. Io l'ho fatto proprio ieri sera, allora ieri mi sono fatto uno shot di tequila per rilassarmi solamente. Beh, però non è proprio un cocktail, lo shot di tequila, cioè attaccarsi la bottiglia, cioè diciamo che è il primo gradino verso l'alcolismo quello, cioè nel senso no, invece... ditemi un cocktail che magari amate tanto e che possiamo... Negroni anche, per esempio. Benissimo, tutte cose leggere, vedo. Ma io che, sono curiosa, ma una volta fatto il cocktail, fatto sì. Questo... Poi voi potete berlo, dovete lasciarlo lì. Chi è che lo berrà questo cocktail? Brava, giusto. La commissione? Infatti molti Infatti dicono... c'è la lista fuori di gente che vuole fare la commissione d'esame alla prova. L'anno scorso è successo che quelli di cucina che hanno avuto le prove dopo quelli di sala hanno detto che la commissione era un po' brillina. Eh beh, immagino, cioè, sicuramente finisce tutto molto in allegria questo esame, bene, bene. Un po' brillina e si è mangiata anche la qualunque, qualsiasi piatto infatti, fatto. Infatti, è la scuola giusta per me, diciamo. Va bene, ma ragazzi, la paura più grossa di oggi qual è che avete? Cioè, qual è che vada tutto... No, cioè, ditemi un po', cioè, qual è l'ansia più grossa che avete? Le tracce che potrebbero uscire degli argomenti che magari non fanno parte del nostro percorso, è quella l'ansia di non fare magari un tema adatto alla commissione esterna che non conosciamo. Ma vi hanno preparato un po' i professori a questo esame o vi hanno tranquillizzato? Sì, diciamo di sì, più o meno. Più o meno, mi è piaciuto questo più o meno, sì. Mi è piaciuto infatti. Vi fate forza fra di voi, siete un gruppo che vi si fa forza. Che tracce secondo voi escono? Così facciamo giù, Elisa, fai tutta una carrellata di tutti, che tracce secondo voi escono? Non ne ho la minima idea. Benissimo. Guarda, neanche io esattamente. Cosa vi sentite? Una traccia? O Pirandello o D'Annunzio? Ah, adesso siamo arrivati a Pirandello, bene, bene. Io spero in Pirandello, però non penso. Uscirà qualcosa sulla guerra, secondo me, su di attualità o intelligenza artificiale. Anch'io penso qualcosa sulla guerra. Allora, dicono che in realtà quello che si pensa possa uscire non esce mai. Però per come ci siamo preparati, comunque su quel che siamo informati... penso qualcosa riguardante lontanamente anche al conflitto Israele-Palestina, più che altro, piuttosto che violenza sulle donne, perché... La ragazza mi sembra preparata, ma è la prima volta che la fai o...? Ah no, ah ecco, infatti mi sembravi molto preparata, prego, prego, passi pure, professore di... Professore di sostegno, bene, auguri anche a lei allora per la maturità, perfetto. Passato un professore davanti, quindi insomma. La commissione è esterna, ma ci sono anche quelli interni, come funziona che non mi ricordo? Cioè, ci sono dei rappresentanti interni? Sì, abbiamo tre commissari interni, okay. Ovvero il nostro professore di sala, di alimentazione e educazione fisica. Ok, vi è andata bene? O era meglio prendere altri tre? No, era meglio che
anche alimentazione restasse così. Ok, bene, bene, bene. Tanto, ragazzi, da domani potete dire quello che volete. Fino ad oggi, da domani poi siete liberi di dire quello che volete sui vostri professori, che salutiamo, a cui vogliamo tanto bene. Anzi, fra un po' avremo anche la preside qui ai microfoni con noi. Quindi, insomma, grazie mille, in bocca al lupo. Allora, mi raccomando, fateli ubriacare tutti. Va bene, ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare appunto qui su Crystal Radio in diretta, poco prima appunto di andare con un po' di musica, e poi siamo qua appunto per raccontare tutto quello che sarà la mattinata della maturità 2024 qui davanti al Carlo Porta. E l'onda alta ci porta anche altri studenti qui, entriamo così sulla canzone perché insomma fa poco inizia, quindi Elisa a te. Eccoci qua, siamo in compagnia di... Ross. Di Ross, che stava correndo, l'abbiamo preso al volissimo prima di entrare perché è quasi ora di iniziare, giusto? Eh sì, adesso vediamo un po' come va. Cos'è che succederà oggi? Com'è che stai vivendo questo momento? Ma io sono una persona abbastanza tranquilla, per cui sono abbastanza tranquillo e mi sento abbastanza preparato. No, è bene. Anche tu sei, vedo, del gruppo delle ragazze di Sala, giusto? Sì, corretto, corretto. E niente, frequento la sezione appunto di Sala Bar e niente, vediamo un po'. Ok, le tue colleghe prima ci raccontavano i cocktail che hanno preparato, tu hai il tuo cavallo di battaglia, uno che ti piacerebbe che ti chiedessero di preparare? Beh, in realtà abbiamo un cocktail a scelta appunto che abbiamo creato noi e comunque penso possa piacere il mio. Ok, quindi una sorpresa per tutti, ci aggiornerai anche te. Venite. Questa cosa dei cocktail comunque mi sconvolge, questa commissione va a casa storta, cioè c'è poco da fare. Nel infatti senso... spero di essere uno degli ultimi, così almeno sì, sono tranquillo. Ti sono fatti la bocca, diciamo. Sì. Cos'è che porti? Hai detto un cocktail, l'hai inventato tu? Sì, come sì, funziona? Sì, sì. Come l'hai chiamato? Appunto, io l'ho chiamato Boxing e appunto non diciamo niente. No spoiler, no. Ci aggiornerò dopo. Sì, siamo curiosi. Tu scambiati i contatti, Elisa, perché siamo molto curiosi di sapere che cosa ci porterà. Io sono curiosa invece di sapere anche che cos'è, quali sono i tuoi piani per il futuro. Cos'è che ti piacerebbe fare una volta uscito dalle superiori? A me piacerebbe fare il barman, per cui è un'esperienza che già ho avuto modo di fare in qualche posticino e penso che comunque continuerò con questo lavoro. Dai, poi ci farei sapere, verremo ad assaggiare i tuoi cocktail, eh? Bene, con piacere, con piacere. Dai, grazie mille, in bocca al lupo. Buona maturità. Bene, ciao. Elisa, siamo ancora qui. Allora, grazie mille, Ras. Insomma, come li trovi questi ragazzi? Che... Dai, li vedo molto, molto centrati. Molto centrati, poi secondo me, facendo quello che gli piace veramente fare, vedi che comunque hanno passioni di sala, cucina, cioè sono proprio nel concreto, nel senso che... hai la possibilità di mettere in pratica le tue abilità, proprio, caspita, preparare cocktail, cucinare, sono poi abilità che veramente una volta uscita da questa maturità riuscirai a sfoggiare in un mondo lavorativo. Sì, insomma, forse più di altre scuole, diciamo che loro sono veramente a un passo dall'inizio della loro carriera lavorativa, cioè da domani, da dopodomani, da quando fino alle ultime prove, diciamo, diamogli settembre, dai, qualche giorno di vacanza facciamoglielo fare, da settembre sono pronti appunto ad entrare in questo mondo del lavoro. Poi, io credo anche comunque questi tirocini che facciano fare questi stage, comunque sono proprio all'interno magari di realtà come ristoranti, oppure cioè comunque sono ti danno la possibilità di entrare direttamente in questo mondo del lavoro, cioè lo assaporano proprio. E insomma l'esperienza sicuramente sarà forte per i ragazzi, per le ragazze che oggi faranno qui la maturità. Grazie ancora dei WhatsApp che stanno arrivando, tutti gli auguri che state facendo ai maturandi di quest'anno. Andiamo ancora con un po' di musica e poi vediamo di intercettare ancora qualcuno, perché poi fra pochissimi minuti entrano qui al Carlo Porta appunto per la prima prova di esame di maturità 2024. E vai, anzi dico e vai a Elisa Galmarini, che è con altre studentesse del Carlo Porta. Eccoci qua, Fabio, siamo in compagnia di Alessia, sentivo, Alessia. Giusto? E Alessia è? Arianna. Arianna, oggi voi siete qua perché? Siete finite casualmente, facevate una passeggiata e vi siete trovati davanti a questo istituto. Cosa succederà oggi? Allora, oggi c'è la prima prova scritta dell'orale dell'esame di maturità ed è il tema di italiano. Ok. E che cosa studiate voi? Fate l'alberghiero? Che indirizzo? Sala. Tutte e due? Sì, ok. Lasse insieme. Lasse insieme? Sì. Ah, e invece quando uscirete, che programmi avete per il vostro futuro? Cos'è che vi piacerebbe fare? Allora, a me piacerebbe fare l'università,
Per alimentazione, per diventare nutrizionista, aiutare nelle diete, tipo, diciamo. A te invece? Mi piace il quando uscirete, non il se, è bellissima questa cosa. Vabbè, dai, se siamo fiduciosi. Ormai è fatta, dai, ormai ci siamo, dai. Ce la facciamo. E a me piacerebbe viaggiare, quindi prendere e andare in America principalmente e un giorno forse aprire un mio bar dove faccio i miei cocktail. Ti piacerebbe andare in America? Come mai in America? Per imparare la lingua, perché lì c'è più da imparare. Non... Cos'è che... Principalmente per il sogno americano, okay. Perché comunque è tutto più facile. Mm-hmm. E perché per quanto riguarda poi la mixology sono molto più aperti e ci sono molte più cose innovative. Ferma. La mixology, cos'è la mixology? Le domande però. Io no. Tanto se non te la fanno oggi, te la fanno tra due giorni questa domanda, quindi dai, cos'è la mixology? A grandi linee, che cos'è? Io con mixology intendo tutto quello che però riguarda cocktail, distillati, liquori, tutte queste cose qua. Abbiamo visto che siamo tutti grandissimi appassionati del mondo alcolici, cocktail. Mi sembra l'orario giusto, mi sembra. Tutti proprio maggiorenni, vero? Sì, ovviamente. Sì. Certo. E avete avuto modo di prepararlo magari i vostri drink, ai vostri genitori, amici? Soprattutto prima dell'esame pratico, perché ci sono state le prove, quindi abbiamo già la cirrosi epatica da quante prove abbiamo fatto. Cioè, ho capito che secondo me ne hanno tanti di amici, cioè hanno la lista di amici che vuole essere amico loro per via della mixology e quella roba lì, infatti. Per quello. Gratis. Cos'è che avete preparato? Si può sapere quale sarà il vostro cocktail che porterete all'esame? Allora, il mio cocktail è formato da una soda al cetriolo, un gin analcolico al ginepro e uno sciroppo di zenzero in modo estivo, comunque fresco, accompagnato a un gelato. Come si chiama? Non lo so, devo ancora lavorarci. Okay. Però quando farai la nutrizionista, giusto? Questo sì. È il tuo desiderio per il futuro. I cocktail non saranno inseribili nella dieta, mi sa, Dovremmo preparare anche delle alternative analcoliche. Il cocktail zero faremo. Cocktail zero, esatto. Okay. E invece tu cos'è che hai preparato? Allora, io ho preparato un flair, che è una sequenza questa qui, di cocktail. Però, questa qui usa solo parole difficili, però. Vuole andare flair? In America? Fa bene, caspita. C'ha ragione andare in America, infatti, c'ha ragione andare in America. Cos'è il flair? Il flair è una sequenza di cocktail, io ne ho preparati tre. Ognuno simboleggia... Ah, una festa a casa di amici? Ciao. Esatto, okay. Festino illegale. Okay. E ognuno simboleggia un anno del triennio di Sala. Bello. No, bellissima come cosa. Cioè, capito che c'è proprio... Cioè, non è solo saper mettere insieme quattro cose, far briga agli amici. Cioè, è tutto. Bravissima, Elisa. Qual è il tuo cocktail preferito, Elisa? Il mio cocktail preferito? Vado un po' in base ai periodi, okay. Sì, ultimamente sono molto da spritz, okay. Così. Invece il vostro... Il mio è basico gin lemon. Che è cocktail da discoteca? Esatto. Ok, va bene. Ci sta. Io ne ho un po' troppi, io vado su quelli più dolci. Come un po' troppi? Un po' troppi, per la mia età. Com'è che ti chiami? Arianna, no? Salutiamo la mamma di Arianna che ci sta ascoltando in questo momento. Ciao, che sarà felicissima. Hai passato... Ah, è una cosa di famiglia, è una tradizione di famiglia, per non chiamarlo vizio. Però secondo me è bellissimo il fatto che comunque uno va a studiare una determinata vabbè. E sia... cioè, spinto da tutte le passioni. Adesso, mi auguro che poi studiando in un minimo quel famoso bevi responsabilmente, esatto, forse esiste, esatto. Studiando, cioè nel senso, uno si appassiona anche un po', cioè non è che credo che tutti i sommelier di vini abbiano la cirrosi epatica, quindi insomma, infatti, quindi insomma, è studiare quella cosa lì. E l'ho chiesto prima alle vostre colleghe che sono passate prima, la paura più grande di oggi qual è? La paura? Sì. No, oggi no, scialla. No, veramente. Arriva il mio applauso. Oggi siamo in tranquillità, ma anche domani, perché comunque sono gli iscritti, ci sono ore di tempo, il problema sono la prova pratica e l'orale. Quindi è ancora lunga la strada qua? Sì. Allora, 3 giorni e poi basta. Va bene, a che ora inizia? 8:30, giusto? Sì. Dai, avete ancora 22 minuti per rilassarvi, ma aspetta, siete rilassate voi, cioè abbiamo trovato le uniche due super rilassate di tutta la combricola qui fuori. Va bene, sarà perché hanno provato i cocktail ieri sera, forse per quello sono... Può darsi anche quello. Per quello, va bene. Ah.
stamattina. Ah, direttamente stamattina, bene. Abbiamo fatto un bel caffettino corretto. Bene, allora 331-78-53-555. Pensate, ci è arrivato un WhatsApp da Marilena che dice che voglia di gin tonic alle 8.07 del mattino. Quindi comunque, insomma, avete contagiato i nostri ascoltatori. Grazie anche agli altri ragazzi di prima che ci hanno scritto, che ci terranno informati. Ci ha scritto in questo momento: sono il ragazzo di Sala di poco fa, domani vi informerò di tutto quello che abbiamo fatto oggi. Quindi fantastico. Abbiamo già i nostri inviati all'interno della scuola, va fantastico. Bene, grazie mille Elisa, grazie a, abbiamo detto, Arianna e Alessia, finger cross, va bene? Grazie. E allora andiamo con un po' di musica ancora, teniamo ancora un po' la linea qui dalla nostra diretta esterna di oggi, perché insomma cerchiamo di raccontarvi in diretta quello che succede, non me ne vogliono il giornale radio che posticipiamo un pochino. Elisa, ti sguinzaglio ancora, ti dico 3 minuti e 13 secondi di... come si chiamano? Del volo, scusa, non l'avevo letto, 3 minuti e 13 del volo per trovarci altri studenti che ci racconteranno la loro maturità qui in diretta su Crystal Radio. E speriamo che sia un capolavoro anche la prova di esame di oggi degli studenti che stiamo intercettando, anzi questo è l'augurio che facciamo a loro. E Elisa, chi hai intercettato in questo istante? Mentre già alle spalle vedo alcuni gruppi già entrare. Eccoci Fabio, facciamo velocissimamente prima che inizino. Allora, abbiamo qui il rappresentante di istituto e il suo braccio destro, giusto? Com'è che ti chiamo? Le istituzioni! Sì! Io sono Davide e sono il rappresentante di istituto di questa scuola da 2 anni. E quindi finisco il mio percorso con questa maturità e accompagno i miei ragazzi che ho guidato questi 2 anni al compimento all'aggiungimento di questo obiettivo finale che è la maturità, e spero che possano tutti dare il meglio e uscire con un ottimo voto e spiccare nel futuro. È già pronto per il consiglio regionale, io lo dico, cioè è già pronto per il consiglio regionale, attenzione Fontana trema, cioè. E tu invece com'è? Che ti chiami? Io sono Carla, compagna di classe di Davide, che ho cercato di aiutarlo durante questa esperienza di questi 3 anni. E nulla, speriamo che vadano bene questi esami e nulla. Allora, Gelmini, trema, che anche lei la vedo già pronta! Sì, sono fantastici questa formazione vincente. Ma mi dicevano che voi studiate cucina, giusto? Esatto. Cos'è che fate a cucina? Allora, durante l'anno ci siamo esercitati con vari piatti di varie regioni e adesso per la prova dovremo fare appunto un piatto nostro. L'avete già preparato? Sapete già cosa porterete? Si può spoilerare qualcosina, piccolina, oppure è un segreto? Sì? Possiamo spoilerare qualcosa, ma tutto è anche in base al tema che uscirà. Perché in base al tema scegliamo il piatto. Il mio comunque è un piatto molto, molto semplice, molto light, molto sostenibile, perché quest'anno la parola chiave per la maturità di quest'anno è sostenibilità e ambiente. Ok. Tu invece ci puoi spoilerare qualcosina del tuo piatto, qualche ingrediente che hai utilizzato, che utilizzerai? Allora, il mio piatto sarà di origini siciliane. Cercherò di rivisitare un piatto tradizionale, rendendolo un pochino più moderno. Ah, che bello! Ci mettiamo i capperi o i pistacchi? Cosa ci mettiamo? No? Vedremo. Ci sono andato vicino. Non si può dire forse, tutto, qualcosina sì, ma non tutto, Fabio. Poi ci aggiornerete, vero? Esatto, sì. Ok. E questa pressure test, questo momento dell'esame di Masterchef, com'è che lo vivete? Siete carichi, Sì, dai, abbastanza tranquilli in realtà, ci siamo esercitati tanto durante l'anno. Sì, Ma ecco, sta cosa che siete tutti tranquilli mi sconvolge, cioè, se io vado in qualsiasi altra scuola sono tutti presi malissimo, gente che vorrebbe vendere un rene per non fare la maturità, voi siete proprio scialla, come diceva la vostra collega prima. Noi abbiamo avuto l'opportunità, la possibilità di prepararci tanto per questo esame, grazie alla scuola e agli insegnanti che ci hanno aiutato. È pronto per la carriera politica, io te lo dico. Cioè. Per la prova pratica abbiamo svolto già 3 simulazioni prima di questa, quindi sarà una passeggiata, cioè, almeno aspettiamo che sia una passeggiata. Okay. Io però so che c'è una tutta sta sicumera a me mi piace. Sì, Fabio, io ho scoperto. Ho capito perché era prestato istituto. Per forza. C'è una piccola parte dell'esame che rende un po' tesi questi ragazzi, giusto? Che è il momento quale? È quello dell'orale, sicuramente. Com'è che funzionerà questo orale? Cioè, mi avete detto prima, sentivo prima che uscirà un'immagine, giusto? Esatto. Potrà uscire un'immagine, un documento, una poesia. Ogni cosa riconducibile al percorso di studio di quest'anno
e noi dovremmo essere pronti sul pezzo per collegare tutte le materie di indirizzo e le materie della commissione, quindi sarà impegnativo, neanche... diciamo che l'incognita di questo esame è questo qui, perché è la cosa a cui siamo meno preparati, la cosa un po' più a sorpresa, diciamo. Ma neanche alla ghigliottina, neanche ad Amadeus, neanche cos'è, è un quiz, cioè una roba difficilissima. Ragazzi che saranno pronti a tutto. Infatti, veramente, ecco perché siete tranquilli. Speriamo. Dai, sì, che andrà alla grande. Vedo le vostre spalle che stanno iniziando, non vorrei farvi arrivare tardi alla prova della maturità, quindi è vero che magari c'è l'immunità parlamentare in quanto... com'è? Poi vi lascio andare. Sì. Com'è stata l'esperienza di rappresentante d'istituto? È stata bellissima perché mi sono relazionato con tutti gli studenti, sempre a contatto con loro tutti i giorni, a contatto sia con gli studenti, come ho detto, ma sia anche con la dirigenza, con i professori. E per coniugare queste due componenti della scuola ho potuto creare con loro un rapporto solido, portare avanti tante iniziative, tanti progetti, tanti percorsi, e so che tanti mi rimpiangeranno l'anno prossimo. Ma stop, però. Fantastico, tu hai già vinto tutto. Cioè, fantastico, complimenti davvero, no, bravissimo. Sai già chi magari prenderà il tuo posto? Hai già un delfino a cui hai lasciato? Abbiamo già indetto le primarie per settembre dell'anno prossimo, dove sceglieremo il candidato della nostra lista per continuare l'esperienza in questa scuola. No, vabbè, ma lista, scusate, ha un nome questa lista? Sì. Si chiama Lista, una porta sul futuro, dal nome Carlo Porta, porta sul futuro, perché noi aspettiamo al futuro e all'innovazione, esatto. Vabbè, siamo pronti. Hai qualcosa da aggiungere? No. Niente, non ci sono parole. Diciamo che bravissimo, possiamo lasciare basta, così. Grazie mille, allora buona prova di esame, buona maturità e... Ah, non gli hai chiesto cosa vorranno fare nel futuro, chiediamo il volo? Vai. Niente, sta chiamando la Massaro. Sta chiamando la Massaro, grazie Massaro. Buon esame anche alla professoressa Massaro. No, la salutiamo, la faccio anche vedere. Ecco la signora là in verde. Buona maturità anche alla professoressa Massaro. E noi continuiamo quindi qui. Anzi, è arrivato il momento di dare la linea al nostro GR, al nostro telegiornale. Poi torniamo qui di nuovo in diretta su Crystal Radio con la giornata, appunto, la prima prova di esame, la prima prova della maturità 2020. 24 qua davanti a Carlo Porta, ormai si sta svuotando, abbiamo avuto una mezz'ora di grande euforia, di grande partecipazione, ovviamente adesso inizia la prova dura, iniziano gli esami di maturità, in bocca al lupo a tutti, sono le 8:20, tra 10 minuti inizieranno a calare le penne sui fogli, incominceranno a scrivere la loro prima prova di maturità e sarà l'inizio di una lunga e speriamo prosperosa vita al di fuori di queste mura, al di fuori delle scuole, quindi andiamo con un po' di musica e poi, appunto, come dicevo, il giornale radio di Crystal Radio. Ringrazio anzi la redazione che abbiamo. Ah no, abbiamo qualcuno. Ah no, scusa, no, Elisa, no, pensavo avessimo qualcuno. Grazie mille ancora ad Elisa per l'intervista. Adesso andiamo con un po' di musica e poi il giornale radio. Loredana Bertè con Paz di me alle 8:38 minuti, anzi tra 8:39 minuti, ritorniamo qui in diretta e come per magia avete visto che intorno a noi non c'è più nessuno, siamo solo rimasti solo noi tre perché insomma sono entrati tutti gli studenti e studentesse qui del Carlo Porta, da ben 9 minuti hanno iniziato a scrivere, quindi chissà di cosa stanno raccontando e cosa ci stanno dicendo, quali saranno appunto i temi della prima prova che da 9 minuti è iniziata, erano tantissimi, il toto pro era altissimo, non è ancora uscito nulla sui giornali in questo istante, stiamo aspettando però appunto adesso arriveranno sicuramente i vari, come si dice, le varie notizie, le varie ANSA e tutto, quindi siamo, attendiamo appunto le agenzie di stampa per sapere che quali sono queste prime tracce, le tracce della prima prova. Pensate, più di 500.000 di ragazzi in tutta Italia saranno quest'oggi seduti ai banchi della loro scuola per fare questa prova di maturità. Noi abbiamo intercettato qualcuno, siamo fatti raccontare le loro storie, siamo fatti raccontare insomma quello che li ha spinti a venire in una scuola così, ma anche e soprattutto quello che sono le loro speranze per il futuro. La brava Elisa Calmarini li ha intercettati, è riuscita a farli anche un po' smollare e mi ha sconvolto ad esempio questa cosa che molti erano tranquilli e ci hanno risposto scialla. Pensa a te, insomma,
come invece noi eravamo così agitati, o forse può essere che magari, insomma, la notte prima degli esami appunto si è tanto agitati, poi quando arriva il momento clou, quando si è qui in quell'istante, forse a quel punto è un po' più basta, ormai il dado è tratto, come si dice in questi casi, quindi si va lì e si va con la coscienza di sapere di aver fatto il meglio possibile di quello che, insomma, si poteva fare per avvicinarci a questo importantissimo appuntamento. Continuiamo con un po' di musica, poi torniamo ancora qui in diretta, siamo in diretta fino alle 8:56 più o meno, come sempre, insomma, fino alle 9 in diretta qui su Crystal Radio. 331 78 53 555, il numero di WhatsApp a cui potete scriverci, non solo per commentare la voglia di gin tonic che molti studenti, soprattutto del corso di sala, ci hanno testimoniato, ma anche così per raccontarci un po' quello che è stata magari la vostra esperienza. Ve lo ricordate? Che giorno era? Era anche lì un 19 di giugno di qualche, non lo sappiamo che giorno era, boh, ve lo ricordate sicuramente, secondo me sì, e noi siamo qui in diretta appunto per raccontare anche le vostre impressioni, anche la vostra storia, insomma. Questo è Crystal Radio, questo è Good Morning Milano, in diretta da Via Uruguay, in diretta qui dall'Istituto Carlo Porta di Milano, qui a Milano. Good Morning Milano. She loves true, yeah, yeah, yeah. Ed erano i Beatles con All You Need Is Love, alle 8:45 minuti. Siamo qua ancora in diretta davanti a Carlo Porta. Insomma, tantissimi studenti che sono entrati poco fa per la prima prova di maturità, la prima prova di esame di maturità. Sono stati aperti plichi, i giornali stanno già uscendo con le prime notizie. Non c'è ancora, Elisa è qua pronta davanti alle, sta guardando in questo momento appunto le agenzie. Non sono ancora usciti i titoli, ma fra pochissimo appunto li avremo e ve li racconteremo. Questo è quello appunto che è la maturità 2024. E grazie ancora a tutti voi che ci avete seguito quest'oggi qui, questo 19 giugno, la prima prova di maturità in diretta qui dall'Istituto Carlo Porta. Grazie ancora a tutti, io vi saluto, vi do appuntamento a domani, come sempre, dalle 7 alle 9 in diretta qui su Crystal Radio, perché questa è Good Morning Milano. Milano si sente. Ciao a tutti, a domani!